Ducati. Sto andando al parco per catturare degli insetti, più esattamente delle cicale. E che ci devi fare con quegli insetti? È il compito che mi hanno assegnato per l'estate. Compito? Che specie di compito è mai questo? Ti sembra uno strano compito, vero? Non capisco a cosa serva. Anch'io non lo so bene. Ormai non c'è più niente da fare, è il mio compito. Tutto è cominciato il primo giorno di scuola, quando gli insegnanti ci chiedono i nostri compiti sulle vacanze. Hiroshi, tu sei l'unico allievo che non ha portato il compito che io avevo assegnato per le vacanze estive. Mi dispiace molto, signore. E questa è l'unica cosa che sai rispondere? Non hai nessuna giustificazione. Io ho dovuto aiutare mia sorella, siamo rimasti sempre qui, non ho avuto la possibilità di andare in campagna. E ti sembra questa una buona scusa? Ci sono moltissimi insetti anche nel parco della città e non dirmi che è lontano. La verità è che tu non ti sei voluto applicare. È proprio vero, bastava impegnarsi pochissimo per ottenere buoni risultati. Certo, la mia collezione di farfalle però è frutto di un impegno maggiore. Oh, che belle! Oh, magnifiche! Dunque sarebbero tue queste farfalle, Zhao. Beh, devo dire che è una collezione stupenda. E questo cos'è? Spero che tu sappia spiegarmi che cosa vuol dire questo cartellino. Veramente? Ho dimenticato di toglierlo. Silenzio! Vorrei proprio sapere cos'hai tanto da ridere tu. Credi di aver fatto un bel lavoro? Va bene, ho deciso di darvi un'altra settimana di tempo affinché voi tre portiate una collezione di insetti fatta per bene. Mi sono spiegato? Beh, ecco come sono andate le cose. Non sarà un'impresa facile trovare molte specie di insetti in questo parco. Per questo prima ti dicevo che cercavo delle cicale. Quelle sono sicuro che ci sono, ma non posso fare una collezione con una sola specie. Ma non hai chiesto ai tuoi compagni di scuola come hanno fatto? Non dirmi che sono andati in Africa per fare i compiti delle vacanze. Hanno comprato le collezioni. Eh? Cosa hanno fatto? Aspetta un momento, vengo con te. Veramente? È magnifico, sono contentissima. Avremo la collezione più bella del mondo. Ehi, gente, dove vi siete cacciati? Venite fuori. Eccomi, padrone, cosa vuole da me? Come mai spunti fuori solo tu? Dove si sono nascosti gli altri? Beh, è ancora giorno e Conte non si è ancora alzato da bara, mentre Frank ha un lavoretto a metà giornata e tornerà più tardi. Allora ci aiuterai da solo, preparati ad uscire subito. In cosa devo aiutarla di tanto importante? Daremo la caccia agli insetti. Insetten? E questa vi sembra una cosa importante? Io ho casa completamente sotto sopra, ho mille cose da fare. Smettilo di lamentarti e vieni con noi, ho un ordine, capito? Bene, mi preparo e arrivo. In questo parco ci sarà rimasta soltanto qualche cimice, niente altro. Ma cosa dici? Dico che più di un'ora che camminiamo e non abbiamo ancora visto un insetto. Puoi star zitto una buona volta? Se ho detto che faremo una collezione di insetti, vuol dire che la faremo, va bene? Va bene. Mi sembra di sentire l'arso di cicalina. Ah, ma è proprio una cicala. Eccola lì, sta volando. Si ferma sul tronco di quell'albero. Non fatela sfuggire. Certo che la prendo. Fai piano, avvicinati lentamente. E ora un colpo preciso e fulmineo. Dio mio, ma che mostro tremendo è quello. Non ho mai visto un insetto così grande prima d'ora. Trasformerò il mio braccio in un martello che colpirà senza pietà. Via! Diavolo, ma che succede? È davvero leggerissimo. È soltanto l'involucro che conteneva la larva dell'insetto. Sì, è proprio così. Se è così grande vuol dire che sia la larva che stava dentro, sia l'insetto che è venuto fuori, sono mostruosi. Aiuto! Ehi, Rossi, chi ti ha cacciato lì dentro? È quello che vorrei sapere anch'io. Mi domando chi è che va in giro con una rete come questa. Lo immaginavo che si trattava di te. Gli avevo lasciato messaggio a casa perché venisse qui per caccia. Dice che voleva aiutarci a prendere insetti, che ha scambiato i rosci per cicale e preso lui con retino. Devo dirti che non hai capito niente della caccia agli insetti. Con quello che tu chiami retino potresti prendere delle balene, non delle cicale.
Innanzitutto devi sapere che non esistono cicale grosse quattro... Oh, a proposito! Che ne dici di mandare lui a cercare qualcosa? Vuol dire quel mostro che abbiamo visto poco fa? Esattamente! Ehi, Frank, perlusta tutta la zona qui intorno e cattura tutti gli insetti che vedi! Coraggio, facci vedere come te la cavi. Ecco il mio primo insetto, sono contento, è bellissimo. Frank, devo dire che sei veramente abile e veloce. Per Frank, il Pippo Urrà. E ora non ti addormentare sugli allori, dacci un altro saggio della tua bravura. Finalmente anch'io ho una vera collezione. Grazie a Frank, ne abbiamo presi veramente tanti. Strano che non si è più visto quello grande. Ehi, ma non vi sembra insolito questo cicalio? Mi sembra di sentire il segnale di pericolo delle cicale. Accidenti, non riusciamo a trovarlo. Possiamo anche andare via, ne ho abbastanza. E cerchiamo ancora, mi piacerebbe almeno vederlo. È enorme, non entrerà mai nella scatola della mia collezione, lasciamolo stare. Neanche per sogno, il nostro Frank catturerà anche quello. Dai, Frank, non arrenderti! Forza! Ah! Aiuto! Oh! Adesso aiuta! Maledetta bestiaccia, lasciasi andare! Facci scendere di qui, schifoso insetto, giuro che non finisce qui, t'ammazzo! È perfettamente inutile agitarsi tanto, padrone, siamo in trappola! Il ciccione ha detto bene. Siete incollati a quei tronchi con una resina super forte che resiste a qualsiasi tipo di strappo. Almeno dici cosa vuoi fare di noi. Mi è sembrato di sentirvi parlare di una collezione di insetti e quindi ho pensato di farne una anch'io. Farò una collezione di esseri umani. Collezione di esseri umani? Ma tu sei completamente matto. E poi non è il tuo compito fare una cosa simile. Fa silenzio, nessuno può avere un compito come questo. Uccidere degli animali, ma che razza di scuola è mai questa? Bisogna dire che non hai tutti i torti. Gli dai ragione, ma da che parte stai? Scusami, Roshi, volevo dire una cosa. Non si è mai sentito parlare di una collezione di uomini. Silenzio, io sono il re delle cicale di questo parco. Nessuno può impedirmi di collezionare esseri umani, anche se non è mai stato fatto prima d'ora. Non puoi farlo, non puoi! E tu vuoi essere re di quello che ti pare, non per questo puoi tenerci appesi qua a tuo piacimento, non sai con chi parli! Con chi? Tu parli con Carl Eckel, principe re imperatore di mostri e supermostri di terra! Vuoi dire che questo piccoletto è così importante? Boh, smettila di dire sciocchezze! Va bene, ora ti mostrerò io se sono sciocchette! I miei compagni di scuola moriranno d'invidia quando farò vedere loro questa super cicala gigante. Muoio dalla voglia di vedere le loro facce. Non ho mai visto un insetto così grande, chissà com'è il suo sangue. Mesciam, veramente schifoso. Sono preoccupato per quando si risveglierà, non sarà facile tenerlo fermo e bravo. Pa' di problemi, io conosco il rimedio che fa a vostra casa. Ecco qui delle pasticche per dormire, basta dargli una di queste pasticchette che dormirà tranquillo. E poi quando sta per svegliarsi gliene daremo un'altra. È un'idea ottima. Lo porteremo a scuola durante la notte, così nessuno lo disturberà e domani mattina sarà lì già pronto. Tutti gli alieri hanno consegnato la collezione di insetti. Ci sei rimasto solamente tu. Sì, signore, non l'ho portata in classe perché è troppo grande. Sta giù in palestra. Che cosa hai detto in palestra? Togliamoci di qua, presto! Ma che fanno tutte queste cicale?
ridatemi il mio compito! No, i rasci! Eh? Perché dici di no? Aspetta, lasciale tornare con il re nel loro parco. Hanno diritto a vivere quanto noi. Hai visto quanto è brutto essere prigionieri e invece quanto è bello essere liberi? Forse per cicale vivere su terra è ancora più difficile che per noi mostri. Per questo dobbiamo aiutarci ora e sempre.